Si è parlato di astronomia alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia con l'astrofisico Niccolò Bucciantini, ricercatore presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. La giornata è stata organizzata dalla Brigata del Leoncino e ha coinvolto molti studenti. Ho preparato una lezione molto introduttiva in cui cercherò essenzialmente di guidare gli studenti attraverso quello che è stato il progresso scientifico e come le conoscenze che ci sono oggi siano frutto di un lavoro che è nato molti anni fa, direi che è cominciato con Galileo essenzialmente, e farò vedere quali sono i principi fondamentali in base a cui, in questo caso, la morte delle stelle procede e che cosa soprattutto resta alla fine. È da tempo che come Brigata del Leoncino, nostra associazione, pensiamo in qualche modo di coinvolgere le nuove generazioni, perché normalmente gli eventi culturali nella norma sono seguiti più da persone di una certa età che non dai giovani. Ecco, questa occasione è l'occasione per coinvolgere le nuove generazioni sperando di muovere un po' l'ambiente culturale pistoiese. Tra gli argomenti anche la supernova. Ecco, a volte ci si chiede se questa sia un pericolo o no per la nostra Terra. Ma direi di no, anche perché sono oggetti, sono esplosioni, è vero, molto violente, ma avvengono a distanze molto, molto maggiori di quelle a cui qualsiasi effetto possa raggiungere il nostro pianeta. Va detto però che sono importanti per l'universo nel suo complesso, sono un aspetto fondamentale dell'evoluzione stessa dell'universo. In che modo? Beh, magari ve lo anticipo a voi. Diciamo che quello che noi conosciamo oggi dell'universo, anche la vita sul nostro pianeta, sono figli della morte delle stelle, sono figli delle supernove.